Palamiglio. Allora coinvolgo subito Mario Baldassarri, economista che è in collegamento con noi da Roma. Allora, noi l'abbiamo definito questa mattina un fisco incivile, le pare anche a lei? Ma io credo che sia puro sadismo collettivo, nel senso che quando ascoltiamo i servizi sulle diverse sigle delle tasse, a me viene in mente il vecchio giornaletto di Paperino che concludeva sempre con gasp, gulp, sob, ecco, cioè il cittadino è totalmente indifeso davanti a questa specie di tourbillon di sigle di tasse, e poi che per pagare delle tasse anche modeste al di là della quantità di questa specifica tassazione uno debba fare giorni di fila e non sappia a poche ore dalla scadenza se e quanto debba pagare. Quindi non è solo inciviltà, ma è sadismo. E l'altro aspetto che avete toccato nel servizio è che tutto questo è perché non si è trovata altra forma di copertura. Ma qui giù la maschera, smascheriamo il fatto che dentro la spesa pubblica ci sono, come tutti sappiamo, 40-50 miliardi di euro di spese che sono sprechi, malversazioni e ruberie. E allora quando si ricorre ad un'altra tassa per coprire il gettito di una mancata tassa dicendo che non ci sono le risorse, significa dire che non si vuole minimamente mettere mano a quegli sprechi, a quelle ruberie sul fronte della spesa. Questo è il nodo politico di fronte al quale sta la politica italiana, ma anche tutta la società italiana. Tra l'altro, i mancati tagli alla spesa pubblica rischiano di far saltare anche il sistema delle detrazioni fiscali. Beh, certamente sì, e dall'altra parte proprio qualche giorno fa la Commissione europea ha insistito con il governo italiano chiedendo che in termini brevi si vedano i frutti della cosiddetta spending review. Sono 31 anni che in Italia facciamo le spending review, ma in questi 31 anni la spesa pubblica corrente è dilagata, mentre l'unica spesa che è stata tagliata è quella degli investimenti in infrastrutture, con il risultato che la combinazione tra maggiore spesa corrente, meno investimenti e più tasse per tutti, e ci ha portato ad avere una crescita sotto zero e una disoccupazione record che a livello giovanile, come tutti sappiamo, supera largamente il 40%. Questo è un sistema che si sta avvitando sempre più rapidamente. Allora, abbiamo in collegamento telefonico anche un altro ospite che è Giuseppe Bortolussi, segretario della CGA degli artigiani di Mestre. Lo ringrazio per essere con noi. Allora, abbiamo parlato noi questa mattina di un fisco incivile, il nostro altro ospite Baldassarri ha parlato anche di un fisco sadico. Per quanto riguarda queste ultime scadenze, il caos che ci sta intorno, la tanta incertezza da parte dei contribuenti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Chi mi ha seduto ha detto cose sacrosante che io condivido pienamente. È proprio così. È un fisco arzigogolato, un fisco eccessivo, però è vero che c'è grande confusione, è vero che c'è grande incertezza, però non dimentichiamo che questi sono aspetti non marginali, sempre importanti, ma che il nostro fisco è troppo esoso. Direi che la caratteristica principale sia questa. Noi paghiamo molte più tasse, imposte, tasse e tributi, cioè pressione tributaria, di altri paesi che godono di servizi migliori, ma non solo della Germania, paghiamo di più per esempio imposte, tasse e tributi anche della Francia, paghiamo di più anche dell'Inghilterra, per avere servizi molto più scadenti, ed è questa la cosa che ci distingue. Però se parliamo di disoccupazione giovanile, io non ho presente quello che è stato detto, però vi voglio far presente una cosa. La cosa è questa: se io guardo il tasso di disoccupazione giovanile tra i 15 e i 24 anni del terzo trimestre 2013, scopro che la Germania ha l'8,7, l'Austria il 9,5, mentre paesi come la Francia hanno il 23,2 e anche l'Inghilterra il 21,8. L'Italia in questo dato ha il
37,3. Allora, la questione che distingue questi paesi di lingua tedesca, compresa anche l'Olanda, eccetera, e gli altri paesi è fondamentale. La differenza, così risulta, è data non dal numero di laureati, perché la Francia di laureati ne ha più della Germania, l'Inghilterra ne ha più della Germania, però la Germania ha una disoccupazione giovanile dell'8,7, cioè molto bassa. Sapete qual è la differenza? È il numero di persone che si iscrivono alle scuole professionali, cioè che imparano un mestiere bene e vivono di quelle avendo anche una buona cultura, perché in questi paesi che ho citato come l'Austria, la Germania, l'Olanda, non è che si scherzi, la gente va a scuola, ha una buona cultura, poi decide di fare un mestiere che è richiesto, come in Italia potrebbe essere, che so io, l'autista, l'idraulico, l'infermiere. E quindi c'è questo scollamento, questo mismatch, che è ormai diventata una cosa di cui si parla ma non si fa niente per risolvere la questione. Le famiglie, tutti quanti, indirizzano a una laurea, purché sia una laurea, non tanto a un mestiere che ti dà degli sbocchi professionali o delle possibilità. Insomma, senza tener conto del mercato. Ma a proposito di occupazione, ieri è arrivata una statistica preoccupante dall'Eurostat che dice che ci sono 3.300.000 scoraggiati, cioè persone che sono senza un lavoro ma che hanno smesso di cercarlo. Sono il 13,1% della forza lavoro, e cioè tre volte più della media europea, che è circa del 4%. Ci ha raggiunto, le chiedo un attimo di attendere, perché ci ha raggiunto anche un altro ospite in collegamento telefonico, che è Guglielmo Loi, segretario della UIL. Lo ringrazio per essere con noi. Loi, questi dati fanno pensare a un paese veramente che ha perso la speranza, innanzitutto, oltre che il lavoro. Diciamo chiaramente che la crisi sta cambiando non solo l'economia in peggio, non solo il lavoro come quantità e come sua qualità, ma sta, come era inevitabile, cambiando la testa di molti italiani. Purtroppo la sta cambiando sul crinale della depressione, della sfiducia, ed è un fenomeno che ci porteremo appresso per molto tempo se non c'è una reazione. La sfiducia significa che avrei bisogno di lavorare, di cercare un lavoro, ma ho provato così tanto che ho perso la speranza, come diceva lei. È una figura in più che si aggiunge ai disoccupati, diciamo, classico, cioè quello che combatte per cercare un lavoro e che l'ha perso oppure non lo trova, e anche a quella ampia figura di cosiddetti inattivi, cioè che non vuole assolutamente lavorare. Insomma, la sfiducia che appunto questi 3 milioni di persone fotografano è il vero effetto della crisi, e la risposta, naturalmente, scontato, non è solo nella nostra scuola, nella formazione, nelle materie, diciamo, più tecniche, come veniva anche detto, che è giusto, ma sta del fatto che le aziende non assumono, appunto. Se le aziende non assumono, grandi spazi non ce ne stanno. Per forza, come fanno ad assumere le... Questo è Bortolussi, sento il cambio di voce, state interloquendo. Sì, se è possibile, vedete, le imprese in questa situazione non possono assumere, anzi lasciano a casa, i consumi languono, sono in continuo calo. E la tassazione invece è in aumento. Sa quante piccole imprese vedo io chiudere o lasciare a casa i dipendenti perché non vedono futuro? Allora decidono l'idraulico con 3-4 dipendenti che non ce la fa più perché avanza soldi magari dal comune che non glieli dà, il famoso discorso dei crediti
dalla pubblica amministrazione, no? Cioè io avanzo i soldi, la pubblica amministrazione non mi paga, vado in banca, la banca fa fatica a darmeli perché vede che sono in difficoltà, cosa faccio? Lascio a casa i 3-4 dipendenti e faccio le piccole riparazioni da solo. È chiaro, è chiaro. Un attimo però, vi fermo perché c'è un dato che in parte contraddice questo, nel senso che la tendenza ovviamente è quella, ma questo dato che arriva questa mattina dall'Istat parla degli ordini di novembre che sono dell'industria, che sono aumentati del 3%, e il traino in controtendenza rispetto a quanto avvenuto di solito negli ultimi tempi arriva proprio dall'Italia. Baldassarri, è un paese senza speranza o qualche barlume speranza si comincia a intravedere? Ma facciamo il punto su dove siamo arrivati. Abbiamo avuto 7 anni di crisi, stiamo rispetto al 2007 a meno 10% di reddito, di prodotto interno lordo, e al doppio di disoccupati, 3 milioni e 100 mila. A questi si aggiungono 3 milioni e 300 mila di persone che hanno smesso addirittura di cercare lavoro. Siamo di fronte ad una chiarissima crisi da domanda, cioè l'avvitamento, caduta del reddito, caduta dell'occupazione, caduta dei consumi e degli investimenti delle imprese porta ad un vuoto di domanda. Quindi esatto. Le imprese non assumono semplicemente perché non vendono i loro prodotti. Esatto. E quelli che riescono a vendere e magari a fare servizi alle pubbliche amministrazioni, come diceva Bortolussi e come sappiamo tutti da anni, non vengono pagati dalle pubbliche amministrazioni. Quindi è inutile che puntiamo nell'immediato, come deve essere fatto strutturalmente, all'efficienza, alla produttività, alla scuola, alla formazione. Siamo di fronte ad una crisi da domanda e bisogna sostenere la domanda dei consumi delle famiglie e degli investimenti delle imprese. Il tema vero è come si fa a sostenere la domanda senza aumentare il deficit pubblico. E allora, per sostenere la domanda dei cittadini, delle famiglie e delle imprese e riavviare l'economia verso la crescita, occorre mettere mano a quella parte di spesa pubblica che non solo non alimenta la domanda, sprechi, malversazioni e ruberie varie, ma che sposta quelle risorse direttamente nel patrimonio di pochi italiani, che però non sono tanto pochi, perché 1 milione di italiani su tutta quella tresca e quelle consorterie che giocano attorno alla spesa pubblica, beh, certamente ci sguazzano molto bene. Bene, solo che dopo anni e anni di quel sistema, su questo obiettivo siamo costretti per esigenze di tempi a chiudere questa pagina, però l'obiettivo è molto chiaro. Io la ringrazio Mario Baldassarri, economista in collegamento da Roma, ringrazio Giuseppe Bortolussi, segretario generale della CGA, e Guglielmo Loi, segretario confederale della UIL, in collegamento telefonico. Ora una breve pausa, poi le breaking news e poi di nuovo insieme.